Ciao gamer, allora, prima di cominciare esatto, il Gamers piccola parentesi, piccola parentesi. Come avrai visto nel video di mercoledì, che puoi vedere qua, abbiamo delle novità novitose. Quindi un po' il format di Gamers T cambia, quindi cosa facciamo? Se ci lasci qui sotto nei commenti... Anzi, devi lasciarci. La prossima volta che ci sarà un Gamers T, quindi lunedì prossimo... L'argomento del Gamers Tea sarà l'emulazione. Esatto, gli emulatori. Quindi lasciaci le domande a cui vuoi che rispondiamo. Scrivici con hashtag Gamers Tea, come al solito, la domanda a cui vuoi una risposta. Varie domande e facciamo una discussione. Esattamente. E inoltre, se avete, oltre a delle domande, anche delle critiche o delle argomentazioni verso gli emulatori, scrivetele e la prossima volta leggiamo i vostri commenti e rispondiamo. E partiamo proprio da quelli, comunque il video è lunghissimo, quindi via. Ciao gamer, benvenuto a Gamers Team. Allora, io non ho il tè. Perché Antonio non ha il tè? Perché gli si è rotta la tazza, guarda qua, è sanguinante, quindi è meglio di no, cioè veramente diventa imbarazzante, è un continuo. Ora devo trovarne una decente da comprare, quindi però io mi berrò un buon tè. Quindi sta continuando a sanguinare, io la poso perché sennò sporco tutto. Comunque allora oggi parliamo di Nintendo Switch. Switch. No, ma la chiamano veramente Switch alla fine. Switch. Ho visto gli spot giapponesi, perché sai, quando una persona è malata di qualcosa si guarda tutto e mi sono visto anche... sono anche visto quelli spagnoli. Anto, stai... quelli tedeschi. Stai accettando la tua malattia. Sì, sì. E allora... sì, sì. Qui c'è la Nintendo Switch, che in realtà non è esattamente la mia casa, però comunque c'è un'altra. È del dominio blu dietro la telecamera. Ok. E ci ho giocato un bel po', l'ho scaricata già due volte, e però ci ho giocato principalmente con lo schermo sulla TV. Attento che col kickstand fa un po' fatica, quindi casomai va tolto il kickstand, ok. Allora, stai già partendo in posizione... Allora, ecco, facciamo così. Posso accenderla? È molto criticata ultimamente, il tasto home devi premere. Oh, forse anche... sta in questo il tasto home. Allora, è molto criticata per tantissimi aspetti, cioè pressoché tutti gli aspetti che la caratterizzano, secondo me. In primo luogo, i Joy-Con. Quindi vogliamo parlare un secondo dei Joy-Con. Allora, io ci ho giocato... la cosa interessante di tutto questo è che io ci ho giocato tanto perché ce l'ho a casa e le ho poco. Quindi possiamo avere un approccio, diciamo, più a caldo e uno un po' più freddo. Te che non hai mai impugnato questo Joy-Con, come ti trovi? Solo con una... se vuoi forse andare a provare col destro. Allora, io dovrei provare anche il Joy-Con controller. Ah, il grip? Aspetta, forse è di là, vado a vedere se è di là. È di là il grip. Nel frattempo parlo male di Switch. Allora, intanto, l'ergonomia dei due controller Switch, secondo me... allora, in quanto ormai non sono più abituato ai controller. Esatto. Non sono più abituato ai controller. Però devo dire che non è... il peggiore che io abbia mai provato, non è nemmeno il migliore. Che allora, consideriamo provato. Che io e Leo abbiamo delle mani forse nella media, forse un po' grandi, anzi. Come mi aspettavo, su un Joy-Con controller si va molto peggio. Vai peggio, te così. Sì. Mi trovo decisamente scomodo. Quindi a livello così, prima impressione, ti trovi scomodo. Sì. Allora, io devo dire una roba che... sono sincero. Sì, sì, sì. Li trovi piccoli? Perché tanta gente online dice che sembrano piccoli. Per me non sono piccoli. Io trovo una mancanza di spazio. Nel senso, so che è pensato, però quando vado a premere i tasti... Non è che stai accendendo la console, vero? No, no, non ho premuto. No, ok. Quando vado a premere questi... allora, di qua vado bene. È una cosa che ho letto molto su internet, in realtà. Che la parte sinistra non ha problemi. La parte destra, invece... quando vado per premere questi tasti qua, spesso muovo anche l'analogico. E quindi adesso a console spenta posso dire che non è un grosso problema, ma magari se sto giocando a qualcosa che magari richiede anche un certo livello di precisione o un certo livello di attenzione, rischio di perderla un pochettino. Sì, beh, considera una cosa, che in realtà nella maggior parte dei giochi... cioè, se, ecco, questo qua è il mio grip, no? Se io provo a premere B, mi muovo in automatico la... però considero una cosa, che in realtà i giochi in cui muovi molto spesso entrambi gli analogici sono quelli in prima persona rispetto a quelli in terza, e nei giochi in prima persona usi i trigger, non usi tanto A, B, X, Y. Non so, allora, come avevo letto su internet, mi sembra un pochettino scomodo. Dopo dico anche le mie. Un secondo, che sta... no, devi premere il tastino, sennò non puoi tirarlo via. Sì, il tastino. Ah, ok. No.
Ho letto, ce la farà. Su come togliere. Allora, io ci ho giocato un po' in tutte le forme. Non ho solamente il Pro Controller, però c'ho sia il grip. E ci ho giocato anche con i due separati così. E ci ho anche giocato in attaccati alla console. Forse sono addirittura più comodi i due separati. I due separati sono stati una rivelazione per me. Io non me l'aspettavo, sono molto comodi. Giocare non l'avevo mai fatto nella mia vita, perché nessuna console lo consente. Ma giocare così, cioè, è veramente un'altra cosa. È tanto divertente, è proprio tanto rilassante. E io comunque giocherei, lo giocherei molto vicino, però hai più libertà, cioè puoi metterlo come vuoi te in realtà. Sì, più che altro non sei costretto ad avere quello spazio un pochettino awkward, secondo me, in mezzo. Ecco. No, io ti dico, allora, anch'io all'inizio con questo mi trovavo abbastanza scomodo, poi col tempo ti abitui, però non è stata una cosa intuitiva, devo ammetterlo. Però col tempo mi sono abituato. Una critica che ho da muovere, però al tempo stesso posso muoverla fino a un certo punto, questo setup, che è quello per il multigiocatore... Sì. È chiaramente tirato all'aria. È ovviamente un compromesso. Però è un compromesso, però mi sembra un compromesso di scarsa qualità. Ma si sta, secondo me, però, scusami, se proprio vuoi giocare in due e non hai un controller dietro, è una cosa in più. È una cosa in più. Cioè, per me ci sta come. È una cosa in più, però l'hanno pubblicizzato un pochettino un meglio po' troppo di quello, forse. Cioè, questo può doveva essere una di quelle feature nascoste, cioè tipo se vuoi, se c'è non hai altre console c'è anche questo. Però invece, cioè, proprio ti dicono gioca con i tuoi amici, non è sì, così non è, però secondo me piuttosto che dover comprare un altro controller ci sta assolutamente come alternativa. Sì. Se devi giocare a ovvio che non vai bene, però se devi giocare a Mario Kart e non hai un altro controller dietro, non vuoi spendere 70 euro come accade nelle altre console per prendere un controller, direi che ci sta come compromesso, anche perché così non te lo devi neanche portare dietro. E io allora ti dico, all'inizio mi sono trovato un po' male con questo, ma mi sono abituato subito. Mi trovo da Dio con i controller attaccati alla console, non so, mi trovo benissimo, e anche con i controller staccati, tieni. Togli casomai il kickstand, sì. E mi trovo da dire, cioè, veramente non li trovo piccoli. Ho visto che molta gente si lamenta di questo. Io sinceramente non li trovo piccoli. Per i controller sono assolutamente a posto. Secondo che ci siamo? Sì. Ok. Per quanto riguarda invece la console, allora si va un attimo a ripetere il problema di quello. Ma sì, perché quello fa parte di, cioè, il problema, quella cosa che dicevi dell'analogico, intendi? Sì. Sì, vabbè, fa parte del, allora, del Joy-Con. Devo dire che è più comodo di quello che mi aspettassi. Però è sempre scomodo, secondo me. Nel senso che c'hai un problema sempre sulla questione analogico. Allora, quello lo puoi risolvere col controller Pro. Il problema è la parte destra. Continuo a dirlo perché ho visto anche dei video dove c'è la gente che si lamenta appunto di Switch, che è principalmente la parte destra. Adesso capisco che era per il logo, eccetera. Però non è solo per il logo, anche perché sennò perdevi la roba dei due giocatori, perché sennò l'altro era rovescio. Dovevi darlo mancino per forza. Sì, però allora ti io dico, continuo a essere convinto che si poteva fare un pochettino di più. Ti dico, io mi trovo, dopo un po' mi sono abituato e adesso mi trovo abbastanza bene, devo essere franco. Però sì, c'è un po' di criticità lì sulla parte destra, c'è troppi tasti in poco spazio forse. Sì. È un po' quello il discorso. Però per il resto dai, è carino. Però dai, andiamo un po' avanti perché sennò abbiamo 3 ore di tasti. Allora, schermo. Schermo, allora, se devo essere sincero, per me è una figata lo schermo. Per me è una figata un po' tutta la console, però dico, lo schermo... ci sono state un sacco di critiche relative al fatto che 720p è poco. No ragazzi, non è poco. È uno schermo piccolo, ci sta. E d'accordo che nel vostro telefono avete magari lo schermo con 1000 milioni di pixel, ma ragazzi, cioè nel vostro telefono non c'è della grafica in 3D di quel tipo. Nessun sistema poteva leggerlo. Si vede bene, secondo va me bene. È più che va bene. Poi hai colori decisamente brillanti. Io non pensavo fosse un LCD, l'ho scoperto prima, qualche ora fa. Quindi pensavo fosse un LED, per farti capire quanto sono brillanti i colori, quindi... Sì, no, allora, è meglio di quello che mi aspettavo, anche qua. Secondo me non ha nessun tipo di problema, adesso sono anche... Come ti passo il volume? Con quello lì. Ok. Adesso in questo momento sono anche su Breath of the Wild. In una scena buia, però. però per evitare spoiler. Per essere una console portatile, perché cioè è portatile praticamente... per avere questo livello di dettaglio, anche se siamo in una zona chiusa, naturalmente siamo ai 30 frame, però
forse, in realtà non li senti tanto. Forse per il fatto che ce l'hai così tanto vicina, non ti fa nemmeno accorgere così tanto di 30 frame. No, infatti non dà così tanto fastidio. Però vabbè, ok, comunque secondo me è un sistema, buon compromesso. Sistema. Purtroppo... Posso dire un paio di robe sul sistema? Io sono felicissimo del fatto che è la prima console in cui non ci sono i fronzoli inutili. Non ci sono le... Allora, le console in genere, tutte quante, ormai hanno il browser internet, l'app di YouTube, l'app di Come Facebook, l'app di Twitter. Da qua dietro. Ok. L'app di YouTube, l'app di Facebook, l'app di Twitter. Poi c'hanno il browser internet, poi c'hanno l'app della fotocamera, poi hanno la galleria, poi hanno l'app per fare lo streaming dei videogiochi, poi hanno 3 miliardi di cose e i giochi cioè, vengono rimpiccioliti a un'area così. La cosa che mi piace un sacco di Switch è che quando la accendi c'hai i giochi, cioè si apre con i giochi, ci sono le notizie sui giochi, c'è l'eShop con i giochi e le impostazioni. E hai finito. Non ci sono le scemate, le cose inutili che non servono a niente. Questa è una cosa su cui sono d'accordo anche io. Dai, chi io mai trovo, fa quelle cose lì con le console? È inutile. Io trovo inutile in una console tipo l'Xbox o tipo la PlayStation tutte quelle feature che usi una sola volta giusto esatto, per dire esatto. Oh, ce le ho, che belle. Esatto. E poi non le tocchi più perché è inutile. È complicatissimo. Come chi si mette mai a navigare con una console? È impossibile, cioè è troppo scomodo. È inutile, no? È scomodissimo. Cioè, no, non ha nessun utilizzo. È una console da giochi e mi fa piacere il fatto che Nintendo abbia fatto in modo che sia concentrata del tutto sui giochi. E giochi, punto. Esatto. Non 3000 cose. Su questo sono ben d'accordo. Anche perché il voler trasformare una console in un PC è un concept sbagliato. Io l'ho già detto. Ma poi anche più il fatto volte. Che se vai a vedere le altre console nel sistema, se cercano di farlo in qualche modo. È un po' un'esagerazione quella che sto dicendo, ok? Però si tende più verso la dimensione di Facebook, nel senso che vedi quello che stanno giocando i tuoi amici, le screenshot che hanno fatto i tuoi amici, le GIF che hanno messo i tuoi amici, i video che hanno messo i tuoi amici. Cioè, 3000 informazioni. Anche su Switch ci sono le liste amici, finalmente non solo con i codici, anche con i nickname, grazie al cielo. Grazie. Non li hanno tolti i codici, li hanno tenuti, però puoi anche non usarli. Ci sono le liste amici, però sono tutte cose nascoste, cioè non è che hanno tutta questa importanza. Perché, detto francamente, non me ne frega niente cosa fanno i miei amici in quel dato momento che screenshot hanno condiviso. Se lo voglio andare a vedere, lo vado a vedere, ma non è una cosa che deve avere quel tipo di visibilità, secondo me. Esattamente. Quindi... Mi piace, mi sta allora, piacendo. Allora, siamo su dei punti positivi. Parliamo un pochettino di prezzo. Allora, è costosa. È costosa, però c'è da considerare che ci è andata male perché siamo in Italia. In Europa in generale. Quindi abbiamo 30 euro in più. Quindi... No, in Italia è il posto più costoso in Europa. Esatto, ok. Dicevo, dove costa ancora di più. Quindi 329 euro, soprattutto per un paese come il nostro, dove sono tanti soldi, perché non stiamo dicendo Stati Uniti, dove 299 dollari cioè, è come la paghetta che ti dà il papi. No, ma in relazione veramente costa tanto meno in America, se ci pensi. Perché hanno i salari più alti e hanno 2,99. Cioè, costa veramente tanto meno in America. In America non costa nulla. Da noi costa quindi, tanto. Quindi costa tanto. Il prezzo alto... Anche perché devi anche considerare che non stiamo parlando di una versione con Zelda in bundle, ok? Sarebbe stato molto diverso avere 3,29 con Zelda in bundle, perché dover prendere Zelda, che sono 70 euro, ti sì, porta a 400 porta euro. 400 euro, quello... Quindi sono un po' tanti. È tanto. Cioè, io lo ammetto, allora, sono un po' tanti. Io continuo a dire che, nonostante sia costosuccia, perché è costosuccia, è la prima console seria che vedo in anni. Nel è vero. Con l'uscita di PS4 e Xbox, io non ho sentito quell'aria fresca. Esatto, perché allora provenire dalle console. Perché Xbox 4 Xbox 4 la cosa One e PS4 erano solamente dei nomi per PS3 e Xbox 360 2.0 dove non c'era nulla di nuovo. Adesso non venite a dirmi l'hardware, nella home si può fare di più, questo, quell'altro. No, non si può fare nulla. No, nella PlayStation c'è il touchpad, che chi ha usato? Quale gioco ha usato il touchpad, oltre che quello della demo? Quello di presentazione. Cioè, oltre Playroom, cioè chi... Nessuno. Quelle console, io continuo a dirlo, non giustificano la loro esistenza.
Perché allora io voglio capisco dire, che abbiano un prezzo io basso dire, adesso, ma quando sono uscite non avevano un prezzo basso, sì, sì. Perché adesso non mi ricordo quanto è uscita la PS4, però allora Xbox One mi pare 5,99. Io no, forse era 4,99 3,99, sai. Però non voglio dire una scemata. 5,99 3... di sicuro no, perché era la PS3 all'inizio. 3,99 e 4,99. Però non sono sicuro. Che comunque è più di Switch. Però in, ecco, e la gente dice: cavolo, ma costa più della PS4 adesso. E la PS4 è più potente. Sì, ma intanto la PS4 è grande tipo 20 volte la Switch, praticamente. Se ti metti Switch una sull'altra, secondo me si stanno. E oltre a quello la producono da un bel po'. Ma da un bel po' tanto, quindi costa moltissimo meno produrla. È per quello, ragazzi, state tranquilli che è per... Però per riprendere il discorso che dicevi te, secondo me all'inizio aveva un senso. Nel senso, c'era la rivoluzione del controller, del poter giocare alla televisione. I giochi su computer facevano altamente schifo. Sì, allora, e quindi c'è stato il senso. Prima di Steam, giocare un gioco su computer era un inferno. No, ma c'era anche poca roba, tra l'altro. Oltre al fatto che ci fosse poca roba, era un inferno perché... Io stesso mi ricordo per far partire alcuni giochi. Sì, era un casino. Quanto ci ho. Era un casino. Pianto dietro, quanto ci ho urlato dietro. Perché ti manca questo, ti manca quello, mancano gli LL. E quindi è arrivata la prima generazione di console, tutto a posto. La seconda generazione, vabbè, ci porta il 3D un po' più figo, tutto a posto. Va bene, quando poi siamo arrivati alla fase della PlayStation 3 e compagnia, sto usando le generazioni in modo improprio, non sono esattamente queste, comunque, con PlayStation 3 e Xbox 360, vabbè, è la prima console che ci fa anche giocare online, e c'è stato un cambiamento, ma ora siamo arrivati alla fase di piatto che è incredibile, secondo me. La PS3, secondo me, quella gen, sia per PlayStation che per Microsoft, che per Xbox, è l'ultima vera gen consentita di console, perché appunto c'è stata un'introduzione nell'online e in più diciamo che per forse la prima metà, ma anche i primi 7 anni di vita, ancora PC non era in grado di combattere di così, fare in modo... così agguerritamente questa guerra. Era ancora complesso, ora PC si sta evolvendo proprio negli ultimi anni, cioè, sta diventando molto più Steam, se non fosse che ho una connessione da schifo, se non fosse per quello, io con Steam pago, cioè clicco su acquista e faccio partire il gioco, ma senza bestemmiarci dietro come avrei fatto tempo prima. Perché comunque Steam in automatico ti scarica tutto ciò che è necessario. E male che vada, è questa la cosa più bella, male che vada, o il gioco non ti piace, o il gioco non funziona, fai il refund. Esatto. Entro 2 ore dal counter di gioco, che poi si trasformano anche in 4 o 5 alcune volte, perché Steam ha delle policy molto... non sono così strict, diciamo, okay. Non mi viene in italiano. Con questa cosa appunto tu sei anche avvantaggiato dal comprare da Steam. E secondo me siamo arrivati al punto dove, io continuerò a dirlo, le console come le conosciamo adesso, tranne Switch, sono morte. Switch è una console. Infatti le console hanno sempre portato qualcosa di nuovo, di diverso. Esatto. Cosa che Xbox e PlayStation non sono riuscite a fare in due Xbox generazioni. Xbox sembra già... Sta facendo molta fatica con questa generazione. PlayStation è riuscita un pochettino a ritirarsi su. Come? Con un modello di esclusive, che è quello che fa Nintendo da sempre, che i fan di Sony e dell'Xbox hanno sempre odiato per Nintendo. Ora però a quanto pare va bene se viene fatto su PlayStation, sì. Spiegatemi perché io sinceramente non l'ho capito. Però comunque adesso viene apprezzato le esclusive e tutto quanto a posto. Ci si sta rendendo conto che quella cosa lì è fondamentalmente inutile e che l'unica cosa che è davvero importante è o il gioco diverso o l'esperienza di gioco diverso. Nintendo fa entrambe le cose e secondo me sta andando nella giusta direzione. Ora, quindi, poi non so come andrà. Nonostante il costo sia elevato, sotto un punto di vista di... cioè, io che non ho alcun interesse per le console, io non mi comprerò Switch, ma non perché è costosa, perché io so che non riuscirei a trarre quel divertimento necessario da Switch, perché io sono un tipo di persona da multiplayer, da competitivo, da LED RGB, PC, perché ormai è un PC gamer, questa è la definizione di un PC gamer, quindi io non sono adatto a una console, ma non perché la console è brutta, anzi Switch mi piace molto, allora io l'ho sempre detto, il concept di Switch mi è piaciuto fin dall'inizio, sì, adesso che lo vedo
davanti a me è ancora più bello, tranne per qualche problema che secondo me è sorpassabile. Nel senso, si può ignorare questo problema. Continuo a essere convinto che questa è una console che merita di continuare a esistere, mentre le altre no. Quindi, gamer, facci sapere questo che ne pensi nei commenti. Immagino che avremo tutti quanti i sonari e... come si chiamano quelli di Xbox? Xbox Ari. E sonari Xbox Ari che ci faranno casino e che mi accuseranno di essere Nintendaro, ma va tutto bene. Io sono Nintendaro, quindi mi va bene. Comunque, gamer, facci sapere questo nei commenti che ne pensi e ci si becca alla prossima. Ciao, gamer! Ciao!